seca, cayeran prima seca, per venire a salirte, deve la buona seca. Per capire il significato di Cantegieu bisogna andare indietro in epoca pagana, perché è là che sono nati i primi riti di celebrazione della primavera, intesa come rinnovamento della vita. In epoche più recenti i nostri nonni, i nostri genitori, i nostri bisnonni andavano di casa in casa nelle notti di primavera per cantare le uova, ossia per offrire il canto e ricevere in cambio delle uova, insieme a vino e altri doni, per celebrare il rinnovamento della natura attraverso la festa che avveniva il giorno di Pasquetta in piazza, quando i giovani animavano la festa di comunità, la festa di Cantegieu. Il rito di Cantegieu era una esclusiva degli uomini, però a un certo punto le donne si sono ribellate e hanno deciso di partecipare anche loro. Certo. Le donne hanno cominciato quando gli uomini hanno detto va bene, e noi abbiamo ricominciato negli anni 80 e passavamo notti intere a cantare le uova, e tra l'altro sono nate anche delle coppie. Tanti esempi del nostro gruppo sono degli amori nati cantando le uova. So tu il bel pan, e la forte sbia tu senti. I cascinali, cioè gli abitanti delle cascine, a volte erano contenti che arrivassero i Cantegieu e a volte invece erano tutt'altro che contenti. Come reagivano gli abitanti delle cascine? Non avevano problemi, questi gruppi di giovani questuanti avevano delle strofe personalizzate per ciascuna cascina. Se c'era la ragazza bionda che interessava qualcuno, si cantava la strofa con la ragazza bionda oppure con la ragazza bruna. E quando qualcuno era un po' avaro e anziché accendere le luci le spegneva e chiudeva le porte e le finestre, il gruppo dei canterini si vendicava con strofe di maledizione, che seccasse la cresta al gallo e che seccasse il sedere alle galline, che non facessero mai più uova per tutta la vita. E quindi senza uova non c'era più vita. Esatto, proprio così. E quindi viva Cantegieu. Viva Cantegieu. Lettere!